Ciao a tutti Nesini, oggi siamo qui in un nuovo video apertura blind bag. Allora, ci riproviamo con i Goofy. Ormai penso che anche voi vi siete appassionati alla saga. Dunque, ho fatto due video apertura più uno shorts, quindi non perdetevi anche lo shorts. Vi spoilerò, se non l'avete già visto, che è un personaggio diverso rispetto ai precedenti nello short, però andatevelo a vedere. E oggi andiamo a vedere un altro. Qualche scambietto riuscirò a farlo probabilmente, quindi poi magari ve li aggiorno in un nuovo video. Comunque, questi sono tutti i personaggi dei Goofy Conad. Se non sapete come si acquistano, costano 1,90 € al Conad con 15 € di spesa. E appunto sono tutti personaggi Disney. Questi sono tutti quelli che si possono trovare. E niente. Allora, tastiamo. Allora, forse è diverso rispetto a quelli che ho già trovato. Forse sì. Sono indecisa fra un paio, però vediamo. E vediamo che ho trovato stavolta. Sì, è diverso, meno male. Oh, carino! È carinissima. Una di quelle che volevo. Trilli, perfetto. Top. In realtà mi sembrava tipo un cappello, pensavo al grillo parlante, non ho pensato a lei, però carinissima, sono super contenta di averla. Era una delle mie due preferite, tra cui c'era anche appunto lei. Ah, ma questo è... l'avano richiuso? Non so perché. Boh, forse l'avano richiuso. Guardato chi era richiuso, wow. Va bene, a saperlo chiedevo anch'io al commerciante se me lo faceva fare. Comunque, carinissima. E niente, sono contenta, dai, almeno non è un doppione sicuramente stavolta. Quindi, vabbè, se avete seguito la saga, insomma, lo sapete. E fatemi sapere, insomma, chi avete trovato voi, se avete trovato doppione anche voi o sono stata sfortunata soltanto io. Invece, passiamo a un'altra apertura che è quella dei Pokémon Scarlatto e Violetto 151. Ne ho aperte tante altre che non vi ho fatto vedere sul canale perché non vi interessa più di tanto. Però vabbè, oggi l'ho presa e visto che dovevo aprire con voi questi qua, insomma, dei Goofy, approfitto e vi faccio vedere anche questo. Poi ne ho ordinate alcune anche online perché sto cercando di completare la collezione, anche se non ci riuscirò probabilmente perché alcune costano veramente tantissimo. E questo qua costa un bel po', al prezzo era qui, vale 34,90. Sì, eccolo. E niente, però sono 6 pacchetti. La scatola è un po' distrutta, ma le carte non penso che abbiano subito danni. Quindi andiamo ad aprirle insieme. E fatemi sapere se c'è in edicola qualcosa che vi interessa che io apra, perché onestamente non ho trovato niente di interessante ultimamente. Allora, qua c'è il codice che lo tengo perché le apro anche online. Allora, abbiamo questa olografica già, quindi la mettiamo da parte. Drowsy, Bulbasaur, Slowpoke, Growlithe, Omanyte, Tauros, Kadabra. Pinza afferra Pokémon che mi sa mi mancava reverse, quindi la metto da parte. Dragonite mi mancava reverse, top. E Mr. Mime, vabbè, niente di che. Comunque alcune che mi mancavano le ho trovate perché colleziono anche le reverse. E me ne mancano ancora alcune. Poi andiamo avanti, questo lo mettiamo da parte. Ok, allora, Orsi, Abra, Diglett, Drowsy, Snorlax, Sandslash, Hunter, Sandshrew che forse mi manca, lo metto da parte, anche Shellder e Raichu, niente per ora. Ok, poi ho trovato anche parecchi doppioni, devo dire, di pull, nel senso. Ho trovato Charizard X doppio, ho trovato Wigglytuff Full Art doppio, insomma, diversi doppi, anche la Secret Rare doppia. Comunque, andiamo avanti veloce. Ok, abbiamo Nidorino, abbiamo Magmar e abbiamo Alakazam, carino. Non mi ricordo se ce l'ho questa, forse no, forse mi mancava. Buono. Ho la promo, ma mi sa che non ho quella normale. Anche Zapdos mi manca mentre ho la promo. Fatemi sapere se voi le collezionate o avete completato il set. Non so quante persone vedranno questo video, ma
lo vedete, fatemelo sapere. Allora, qua andiamo super rapidi. Onestamente mi piacerebbe qualche alternative art, ma non lo sto trovando. Ditto, ok, ce l'ho, me l'ha scambiato un mio collega, però finora non mi è entrato niente di che a parte Alakazam. Vediamo un po'. Allora, intanto sono contenta dei trilli comunque, almeno qualcosa di nuovo. Ok, andiamo veloci. Lapras, che pure l'ho trovato, l'ho scambiato, me l'ha scambiato sempre quel collega, molto gentile, anche questo mi mancava. E Beedrill, niente di che. Ultimo, speriamo ci sia qualcosa. I pool sono veramente scarsi in questa serie, devo dire, molto molto scarsi. Allora, vediamo l'ultimo, che mi sa, non c'è niente manco qua. Allora, perché ci spoilerò un po' l'ultima carta. Allora, Porygon. Invece sì, invece sì, e questo mi mancava, molto carino. Squirtle alternative, molto carino. E dai, alla fine non è andata male. Mi hanno trovato questo che mi mancava, questo che mi mancava, mi pare, e questi qua mi mancavano sicuramente, e un'altra acqua. Dai, non è andata male. Quindi, questo è tutto per questo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale e restate sintonizzati per altri video apertura, mi raccomando. E se vi siete appassionati alla saga di questi, magari la continuo. Ci vediamo al prossimo video, un bacione e a presto. Ciao!